Buongiorno, aspettiamo qualche secondo. Vai, c'è già. Solo che devi metterti un po' più frontale, sennò. Dirmelo prima. Allora, buongiorno. Come vi avevo promesso, oggi parliamo di una questione che a mio avviso è estremamente importante, perché come ripeto sempre nelle assemblee a cui partecipo, siamo noi stessi che stiamo alimentando i nostri aguzzini, siamo noi stessi che stiamo fornendo letteralmente il denaro ai nostri persecutori, cioè alle grandi multinazionali che determinano letteralmente i destini del pianeta. Come ho annunciato nel cartello che appunto annunciava questa diretta, vi vorrei parlare di com'è possibile ad oggi, anzi da parecchi anni, investire il proprio denaro in maniera che sia rispettosa dell'ambiente e della società e dei lavoratori, sia redditizia, quindi che abbiano volgarmente un tasso di rendimento sicuramente interessante. Allora, vi faccio intanto una premessa per introdurre l'argomento. Chi di voi, ovviamente chi ha la fortuna di avere dei risparmi da parte, è chiaro che questa trasmissione è per chi ha dei risparmi da parte o comunque per chi vuole sapere sull'argomento e magari anche consigliare amici o parenti. Chi di voi sa dirmi i denari che avete eventualmente investito presso banche, istituti di credito, fondi di investimento, come vengono utilizzati, la destinazione, quali progetti finanziano, se finanziano dei progetti concreti, cosiddetti reali, quando si parla di economia reale, piuttosto che non siano denari impiegati quasi completamente per la finanza speculativa, la finanza virtuale, perché la prima premessa indispensabile quando si parla di investimenti è che oggi la grande maggioranza degli investimenti vengono investiti nella finanza fine a se stessa, cioè finanza che finanza la finanza, un serpente che si mangia la coda, quindi la famosa finanza virtuale, la finanza speculativa. Finanza che non investe su progetti materiali concreti, quindi finanza che non serve per finanziare un'impresa, costruire capannoni, costruire trattori, progetti, torni, ricerca e sviluppo, eccetera, eccetera, ma finanza che serve per fare le famose manovre speculative che durano pochi secondi. Appena possibile vi farò il riassunto di questo libretto, mette a fuoco, sì. Ecco, Aspetta, sì. questo è uno dei libri che ancora non ho riassunto. Vi ricordo che nella mia sezione indispensabili del mio sito personale Tracce trovate già 6-7 libri in materia bancaria, libri riassunti. E gli ultimi sono anche riassunti in forma verbale, quindi li potete ascoltare mentre siete in viaggio, mentre fate magari le pulizie o altre incombenze domestiche, potete ascoltarveli con le vostre cuffiette. Ecco, in questo libro c'è l'ennesima spiegazione, dimostrazione di come la finanza, la maggior parte della finanza sia fine a se stessa, serva per fare degli investimenti che durano pochissimo. Tecnicamente si chiama HFT, High Frequency Trading, quindi commercio ad alta velocità, investimenti speculativi in borsa che in pochi secondi o addirittura frazioni di secondo possono far guadagnare cifre considerevoli. Ripetiamolo sempre, i 2/3 delle transazioni finanziarie che avvengono nelle principali borse mondiali sono fatte in totale autonomia dai computer. Quindi computer, banchi e banchi di computer che scansionano ogni secondo milioni di possibili operazioni finanziarie, scelgono quelle
più promettenti, sembrano più redditizie e fanno l'operazione. La velocità è diventata talmente parossistica che la borsa di New York ha dismesso il proprio circuito a fibre ottiche perché era troppo lento ed è passata a un sistema a puntamento laser, a raggi laser per guadagnare qualche frazione di secondo. Frazioni di secondo talmente importanti da far sì che le grandi società finanziarie piazzino i loro banchi di computer fisicamente il più vicino possibile alla borsa, alle borse. Il più vicino possibile perché? Perché ogni cabina di commutazione del segnale, man mano che mi allontano appunto dalla sede della borsa, ogni cabina di commutazione mi fa perdere qualche millisecondo. E qualche millisecondo a quei livelli è importantissimo. Velocità che è diventata così importante che le grandi società finanziarie vanno nelle migliori università al mondo a prendersi i più grandi cervelli matematici e softwareistici del mondo per fargli migliorare la qualità dei programmi, dei software che gestiscono questa ricerca di operazioni finanziarie, per fargli guadagnare ancora qualche frazione di secondo, perché sono moltissimi soldi. Ecco, questa è la finanza speculativa, la finanza virtuale, sulla quale probabilmente a vostra insaputa molti di voi giocano. A vostra insaputa perché? Perché magari voi avete sottoscritto dei fondi di investimento e non sapete. Allora, stavo dicendo che probabilmente a vostra insaputa chi di voi ha sottoscritto dei fondi di investimento o altri strumenti di investimento non, senza saperlo si ritrova a essere entrato in questo grande circuito di finanza speculativa che investe moltissimo in quegli strumenti derivati che sono stati la causa del fallimento del 2008 e della grande crisi mondiale, della quale paghiamo ancora le conseguenze. O, nella migliore delle ipotesi, finanzia tutta una serie di comparti che magari personalmente non vorrebbe finanziare. Faccio l'esempio dell'energia nucleare, del petrolio, delle armi e di altri settori che appunto magari personalmente non vorrebbe finanziare. Quindi, chiusa questa premessa del sapete come vengono investiti ad oggi i vostri risparmi? La puntata di oggi parte da un articolo che è uscito pochi giorni fa e che ci dà diciamo una certa speranza che le cose possano migliorare nel futuro, non per ragioni prettamente etiche, ma per ragioni economiche. L'articolo, che è del Sole 24 Ore, parla del fatto che ci sono a disposizione, o meglio, sono stati calcolati in 45 mila miliardi di dollari la cifra di investimenti necessaria per passare dai carburanti fossili alle fonti rinnovabili. Quindi 45 mila miliardi di dollari di investimenti che dovranno essere effettuati per effettuare, scusate la transazione, scusate la ripetizione, per passare dalle fonti fossili alle fonti rinnovabili. Ora, perché la questione sta arrivando a un certo grado di maturità? Perché il presidente del Financial Stability Board l'ha messa tra le priorità assolute. Allora, che cos'è il Financial Stability Board? Probabilmente molti di voi lo conoscono, ma per chi non lo conoscesse, scusate un attimo, è un organismo internazionale composto da governi e banche centrali che ha per obiettivo quello di migliorare la stabilità del sistema finanziario internazionale. Ora, il presidente di questo importantissimo istituto ha detto due cose abbastanza semplici. Uno è la priorità dei cambiamenti climatici è assoluta, è reale, è importante, non si può sottovalutare e quindi il cambiamento climatico, la lotta contro i cambiamenti climatici presuppone che noi dobbiamo transare appunto da fonti fossili a fonti rinnovabili.
questo comporterà moltissimi investimenti, comporterà moltissimo business, comporterà il fatto che bisognerà cambiare modo di produrre, modo di spostarci e combustibili, quindi business, affari, investimenti. Per questo dicevo, non è solo una questione etica, ma è una questione appunto di economica, di possibilità di sviluppo, possibilità di ripresa. Quindi, quando il presidente di questa importantissima istituzione internazionale mette tra la priorità, mette come priorità principale questo passaggio, significa che i tempi sono maturi. E quindi ci sarà uno spostamento di investimenti in questo settore. Nel termine di questo articolo, il Sole 24 Ore menziona proprio quello di cui parlerò adesso, cioè i fondi di investimento etici. I fondi di investimento etici. Quindi fondi di investimento presso i quali ciascuno di voi può, volendo, investire i propri risparmi, una parte dei propri risparmi, e che si rifanno non solo a criteri meramente economici, ma ad una serie di criteri etici. Quindi si va a investire su aziende che hanno una serie di qualità. Si va a investire con criteri esclusivi e criteri inclusivi. Mi spiego meglio. Allora, sono esclusi da questi fondi le armi, il tabacco, quindi le sigarette, il gioco d'azzardo, l'energia nucleare. Io vi parlo in particolare di un fondo che prendo come, diciamo, il migliore della categoria, quindi quello a cui eventualmente mi piacerebbe vi rivolgeste. Poi naturalmente ce ne saranno tanti altri. Quello di cui parlo, appunto, elimina armi, tabacco, gioco d'azzardo, energia nucleare, pesticidi, attività lesive dei diritti umani e altre attività controverse. Elimina anche il settore finanziario, quindi tutto quel discorso che vi dicevo prima, la finanza fine a se stessa e gli strumenti derivati, e elimina il petrolio e in generale il settore estrattivo. Volevi dirmi qualcosa? No. No? A posto. Questi fondi di investimento investono sia in aziende sia in titoli di Stato, ma anche in questo caso ci si rivolge a stati che non prevedono, cioè sono esclusi gli stati che prevedono la pena di morte, sono esclusi gli stati che non garantiscono le libertà politiche e i diritti civili. Viceversa, sì, si privilegiano, anzi, ci si rivolge esclusivamente a le società, le aziende produttive che rispettano tutta una serie di criteri migliorativi per i lavoratori e per i diritti umani. Ve li riassumo con uno dei discorsi che sta più a cuore un po' a tutti, quello della carbon footprint. Cos'è la carbon footprint? È l'impronta di carbonio. In buona sostanza è quanto una determinata attività umana emette in termini di gas climalteranti, quindi dal famoso biossido di carbonio CO2 al metano, ai fluorocarburi, ci sono altri gas ad effetto serra. Ecco, un'attività è tanto più, diciamo così, lesiva per l'ambiente quanto più emette questo tipo di gas a effetto serra. Ecco, per essere molto sintetici, 100 euro investiti in questi fondi etici, 100 euro investiti in questi fondi etici determinano una produzione di 28 kg di CO2 equivalente, quindi è il termine di paragone con cui si misura questa impronta di carbonio. 100 euro investiti invece nei tradizionali fondi di investimento, quelli diciamo normali, ne producono 500 kg, quindi 18 volte di più, da 28 kg a 501 kg, quindi circa 18 volte di più. Questo
Quindi la semplice scelta di dove investire il vostro denaro può consentire un miglioramento delle emissioni 18 volte inferiore, cioè un miglioramento di 18 volte in quantità minore di gas a effetto climalterante che vengono emessi. Quindi capite un miglioramento straordinario, 18 volte. Ecco, il fondo di investimento a cui faccio riferimento ha aderito al Montreal Carbon Pledge, che è un'altra cosa di cui si parla poco, ma è un accordo mondiale sottoscritto dalle più grandi società finanziarie, con cui le stesse si impegnano a misurare e a pubblicare proprio i dati sull'impronta di carbonio dei progetti che vanno a finanziare, dei progetti che vanno a finanziare. Quindi chi ha aderito a questo accordo di Montreal Carbon Pledge, pubblica periodicamente quanti gas climalteranti vengono prodotti dai progetti finanziati dall'istituto stesso. Ecco, quindi il fondo a cui faccio riferimento io pubblica questi dati, quindi voi avete contezza precisa di quanto inquinamento state producendo. La domanda è sempre la stessa: con il vostro attuale strumento finanziario avete questa contezza? Avete questa coscienza? Avete questo dato? Sapevate che esisteva questa possibilità di avere questo dato? Sapevate che esiste questo accordo? Ve l'hanno spiegato i vostri promotori finanziari? Domande abbastanza, diciamo così, con risposta scontata. Financial Stability Board, Montreal, Carbon Footprint, perfetto, questo l'ho detto. Allora, veniamo ad alcuni esempi specifici. In che cosa si può investire per riuscire ad avere rispetto dell'ambiente e salvaguardare, scusate, e anche un discreto rendimento economico? Si investe sicuramente in fonti di energia rinnovabile e vi ho appena descritto l'articolo. Anzi, Sabina, facciamo vedere un attimo il titolo. Vi faccio vedere il titolo, appunto, vedete, il Sole 24 Ore: banche d'affari e gestori pronti a intercettare 45 mila miliardi di euro. 45 trilioni vuol dire 40. Appunto, ci sono 45 mila miliardi che dovranno venire impiegati per la transizione dai carburanti fossili alle rinnovabili. E alla fine dell'articolo c'è proprio la menzione sul fatto che i fondi etici, veri capofila della sostenibilità, hanno messo a segno interessanti risultati negli ultimi 3 anni della serie La sostenibilità da Cenerentola Principessa. Ora, io integro l'articolo. Non è vero che i fondi etici hanno messo a segno interessanti risultati solo negli ultimi 3 anni. È da molto di più che hanno rendimenti molto buoni, e questo lo dico in prima persona perché sono cliente da circa 10 anni di questi fondi di investimento etici, e quindi molto felicemente ho visto questi rendimenti, ne ho goduto proprio di questi rendimenti decisamente interessanti. E mi fa piacere che con 10 anni di ritardo il Sole 24 Ore si accorga che questi fondi etici non solo sono sostenibili, ma sono anche economicamente molto interessanti. Ci ha messo solo 10 anni, ma alla fine lo ha ammesso. Allora, stavo dicendo, in quali settori si investe per avere buoni rendimenti e tutela ambientale, tutela dei lavoratori? Le fonti rinnovabili, tutto il mercato dell'acqua, il vero oro nero del futuro è l'acqua, quindi dai processi di desalinizzazione alla depurazione, ai trattamenti,
al trasporto con gli acquedotti, eccetera, alle pompe, tutto il sistema acqua è un sistema enorme che avrà un'importanza sempre più prioritaria e per il quale c'è bisogno di investimenti, tecnologie, macchinari, processi, lavorazioni, eccetera. C'è tutto il settore delle nanotecnologie che ha delle potenzialità immense, c'è il settore naturalmente dell'informatica. L'ultima rivoluzione cronologica industriale in ordine di tempo, sapete, si parla da un pezzo ormai di quarta rivoluzione industriale. Ho fatto un paio di video per circa tre quarti d'ora di informazione, li trovate sempre nel mio canale YouTube, quarta rivoluzione informatica, quarta rivoluzione industriale, quindi l'informatica e internet applicati pervasivamente nella catena industriale. Quindi tutti i processi lavorativi, tutte le macchine, tutti gli attori della filiera collegati tra di loro costantemente, in tempo reale, che si possono comunicare e quindi tutta una serie enorme di innovazioni e naturalmente di accelerazione del processo. Poi c'è tutta la serie enorme relativa all'edilizia innovativa però. Edilizia innovativa, quindi non più, diciamo così, le vecchie case poco efficienti dal punto di vista energetico, termico e costruite appunto con tecniche ormai assolutamente sorpassate, ma le nuove case che saranno a consumo energetico quasi zero, zero o addirittura attive, cioè case che producono più energia di quello che consumano. Tutta una serie di nuovi materiali, e in questo caso materiali sia, diciamo così, creati dall'uomo, ma una grande riscoperta dei materiali naturali. E poi, e qui mi ripropongo di farvi una diretta dedicata, e poi la riscoperta della foresta. Foresta che non è, diciamo così, un luogo da storie o da passeggiate solo nel bosco, picnic, così, non è solo un mero luogo così di rilassamento e di godimento dell'ambiente, ma la foresta si è riscoperto essere un'industria, una vera e propria miniera, una vera e propria fonte che naturalmente si deve utilizzare in maniera chiaramente assolutamente sostenibile, altrimenti non, la perdiamo velocemente, ma che ci darà moltissima materia prima su cui lavorare. Non solo il legno, ma tante altre tipologie di biomassa per tante altre lavorazioni. Queste sono cose che come 5 Stelle ripetiamo da 2 anni. Abbiamo fatto uscire un Green Act 5 Stelle 2 anni fa, nel quale oltre alle rinnovabili, oltre al riciclaggio, ecco, altro grosso settore di investimento è tutto il settore del riciclaggio, il passaggio dalla petrolchimica alla chimica verde. Quindi altro grosso settore di investimento redditizio. C'è anche appunto questo discorso della riutilizzazione della foresta in maniera, ripetiamo, assolutamente sostenibile. Quindi vi ho spiegato che gli strumenti ci sono, vi ho spiegato quali sono i settori appunto oggetto di queste tipologie di investimento. Adesso, se qualcuno ha delle domande specifiche, come avevo promesso, cercherò di rispondere. Quindi ho bisogno, vediamo un attimino se riesco a farlo su questo computer, a leggermi i commenti. Trovo delle domande, se volete farmi delle domande, vediamo se riesco a. Ad aprire la schermata e a vedere in diretta le domande. Allora, se qualcuno vuole farmi delle domande, come si dice, lo faccio ora o mai più. E ribadisco intanto che
trovate parecchio materiale nella mia sezione finanza etica, allora magari facciamola vedere un attimo. E 6-7 libri già riassunti nella mia sezione indispensabili. Allora, questo è il mio sito tracce. Vedi se riesci a inquadrare bene. Si Comunque, legge male, grazie. Ah, basta ecco. che scriviate Gianni Girotto su Google, sul motore di ricerca, trovate il mio sito personale Tracce. Qui c'è la sezione Finanza Etica, mostrala qua. Finanza Etica. E sulla sezione Finanza Etica c'è molto materiale di approfondimento. Faccio una scorsa veloce, di cui già ho parlato tante volte, ma qui ritrovate tutto quanto appunto per esteso, molto materiale. Così come trovate diversi libri nella mia sezione indispensabili. Eccola qua, la sezione indispensabili, in cui ci sono tutta una serie di libri già riassunti. E 5-6 appunto sono sulle banche. 6-7 sono sulle banche. Caccia al tesoro, dobbiamo restituire fiducia ai mercati, ho sognato una banca, i padroni del mondo, il risparmio tradito, io so e ho le prove, io vi accuso, la Banda d'Italia che è sulla Banca d'Italia, la posta in gioco che è su Cassa Depositi e Prestiti. Qui il titolo, La posta in gioco, fa riferimento al fatto che la Cassa Depositi e Prestiti gestisce 20 milioni di libretti di risparmio che sono presso le poste. Ecco, il discorso del fondo, non vorrei fare nomi precisi, nel senso che li ho già detti diverse volte, Nuccio, chi è che mi ha fatto la domanda? No, Alberto Tognazzi, scusa Alberto, perché non vorrei fare pubblicità troppo spudorata. Diciamo che nel mio sito, che è personale, ho messo nomi e cognomi. Non voglio fare il venditore, voglio solo che vi informiate e quindi io ho messo quello che conosco io, ce ne saranno sicuramente altri, io ho messo quello che conosco io e l'ho messo appunto nel mio sito. Ce ne saranno sicuramente altri, io ho messo quello di cui mi fido di più, conosco meglio e quindi da 10 anni insomma ne parlo con amici, parenti, con chiunque. E vi ringrazio per avermi seguito, mi spiace.